L'incontro di quest'anno, del 2018, si svolge qui a Stresa. Il tema dell'incontro è quello dell'immaginarsi un mondo senza denaro, ma il filone è sempre quello della ricerca della giustizia. Abbiamo provato a ragionare e a riflettere sulle criticità del sistema economico dal punto di vista monetario e ad interrogarci sia sul nostro rapporto col denaro, sul piano personale, che su quali potrebbero essere le alternative, quindi tutto il tema dei sistemi comunitari di scambio. In questo momento dovremmo, come gruppo, ma partiremo individualmente, rispondere alla domanda che sarebbe: è auspicabile un mondo senza denaro? Il metodo che ci siamo dati come gruppo è un metodo che prevede la partecipazione il più possibile di tutti gli aderenti e quindi è un metodo che si basa sulla leadership diffusa. Siamo partiti sperimentando diversi strumenti il più possibile attivi e partecipativi, cogliendo le competenze messe a disposizione dai bilancisti stessi. L'ultima fase del nostro percorso, da 4-5 anni a questa parte, ci ha fatto incontrare il metodo della comunità di ricerca, che è un metodo di ricerca scientifica usato a livello scientifico e prevede un processo di apprendimento collettivo in cui una conoscenza non è già data, ma si ricerca insieme attraverso un pensiero collettivo, e quindi l'incontro è organizzato attraverso momenti collettivi, plenari e momenti di gruppo in cui le persone partecipano attivamente al percorso di ricerca, facilitati da una persona del gruppo che facilita il processo seguendo le regole della comunità di ricerca. Ripetiamo insieme i 10 movimenti di consapevolezza con l'inspiro e l'espiro. Il metodo della comunità di ricerca parte dalla lettura collettiva di un testo pretesto, che può essere sia un testo scritto sia la testimonianza diretta di qualcuno. In questo caso, nell'incontro di quest'anno, abbiamo letto l'esperienza di un ragazzo inglese, Mark Boyle, che ha scelto di vivere senza denaro, e questo è stato un testo scritto. Per il resto ci siamo affidati alle testimonianze o alle relazioni di esperti. Il testo pretesto è il punto di partenza per l'attività di ricerca, da cui segue la costruzione delle domande, e che nel caso del testo pretesto vivente, diciamo, ci dà la possibilità di tornare e interrogare il testo pretesto e alimentare ulteriormente la ricerca. L'incontro nazionale è un momento in cui molti dicono serve di ricarica e di ulteriori spunti per progettare il cambiamento personale e sociale. Credo che da questo punto di vista l'incontro abbia offerto molti spunti. Ogni famiglia e ogni gruppo locale poi progetta e vive l'anno bilancista, diciamo, secondo quello che ha appreso e secondo gli obiettivi che si dà. Quello che possiamo fare è condividere gli obiettivi che ciascuno si è dato e darci strumenti e momenti di riflessione per ripartire. Si può entrare a far parte in qualsiasi momento, l'unico criterio è il desiderio di cambiare attraverso gli strumenti che proponiamo, quindi il bilancio familiare, il confronto e l'apprendimento collettivo insieme agli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.